Ecco un'altra vittima della mania del bottle flip. Primo tentativo. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo inutile vlog di Natale. Sì, basta, ce la faccio più ragazzi. La borsa l'ho preparata, lo zaino ancora no. Prima volevo fare un po' di colazione, l'ultima cosa che ci rimane è un quarto di quei sandwich brutti che abbiamo comprato perché Franz è un goloso. Però va salvata la colazione. Sì. Mi mancherà questo ingresso. Mi mancherà questo freddo. Mi mancherà la nostra cucina. Mi mancherà il tostapane che brucia tutte le fette di pane. Mi mancherà Marcello. Io rimango qua. Mi mancheranno anche i fornelli fake. Mi mancherà l'arredamento strano. Mi mancherà i dispenser di monete gratis. Mi mancherà i telecamera di sicurezza che ci ha impedito di rubare. Mi mancherà i microonde che non ci siamo mai accorti di avere. Siamo arrivati a Budapest, ho detto: raga, andiamo a vedere il museo che abbiamo davanti all'ostello, se no non ci andiamo più. E tutti: no, ma va, tanto è subito qui, prima o poi ci andiamo. Vestito così Marcello sembra o un senza tetto o una di quelle persone poco raccomandabili che ti importunano in stazione. Scusa, ho perso il treno per Bologna, per caso è una moneta? Nelle metro di Budapest non ci sono i tornelli, soltanto due o tre tipi inquietanti che ti fissano finché non obliteri il biglietto. Ho preso centinaia di voli nella mia vita e non mi è mai capitato di trovare una fila per i controlli di sicurezza così lunga. Non finisce lì, continua, solo che non la posso riprendere tutta. Abbiamo perso gli altri. Correte! Muoviti, siamo gli ultimi! In realtà sono ancora tutti qua, quindi non siamo in ritardo, volevamo solo farli correre. Dai. Non è partito. Comunque siamo arrivati a Cassano. Indovinate come mai li ho portati qua? Raga, questa è la Villa Borromeo. Non c'è altro da vedere, quindi accontentatevi. Vi piacciono? Io facevo il bagno in questo fiume tuffandomi da là in fondo, dove c'è l'inificio abbandonato, passando qua sotto e sbucando o in punta, ovvero qui, oppure al secondo traversino dopo il ponte della statale. Passavamo sotto il ponte della statale e la gente ci guardava pensando che fossimo suicidi. Siamo tornati al quartier generale. Stasera dovevamo giocare al labirinto magico. In teoria noi stavamo andando a dormire, ma mi ha appena chiamato Demetrio per dirmi che sta venendo qua, quindi... Certo che il panino col salame del lunedì notte non è proprio salutare. È buono? È buono un po' anche te. Marcello, alzati! Sono inciampato sulle dita, mi sono fatto male. Ragazzi, buonanotte, ci vediamo domani. Ciao Asia, buongiorno. Mamma mia, c'è un nebbione incredibile. Le tue mutande. Grazie, molto ambigua come cosa. Andiamo a pranzi. Siamo arrivati a pranzi. Ah, l'ho detto prima io con la mia. Intanto che aspettiamo gli altri. Siamo in uno stato avanzato di coma da cibo. In tutto ciò Marcello è ancora vestito come un baleniere. Siccome Francello e Marz hanno il treno questa sera alle 8.30 da Milano Centrale, non abbiamo molto tempo per visitare bene la valle, perciò li ho portati a Carona, che è il primo paese dopo pranzi. In realtà l'intento è quello di farglielo perdere il treno. Ma loro non lo sanno. Che piccolo, si crede uno zerbino.
che cosa è successo? Ragazzi, mi si è spento il telefono, probabilmente per il freddo. È lo stesso motivo che mi ha fatto perdere l'aereo l'altro giorno, adesso mi ha fatto perdere il controllo del drone. Ci hai dato un titolone a tutti quanti, sì! No, no, ce l'ho il controllo, ho ripreso il controllo. Dov'è? Nicolò ha perso il drone, non è uno scherzo. No, sta tornando. Sta tornando. Ce l'ho fatta. Comunque mi scriveranno, sei un clickbaiter, no, ti hanno contagiato. No, ma tanto no, si vede che il telefono si era spento, L'ho filmato. Che poi all'occorrenza, se perde il segnale, il drone torna da solo al punto di decollo, solo che al momento ti viene il panico. Ragazzi, ho le galatine per tutti! Ci vediamo domani per l'esplorazione con te, con voi, forse a Capodanno. Invece io adesso mi faccio una bella passeggiata in questo bel nebbione per andare a trovare i miei bei nonnini. Che poi la nebbia non è neanche così forte. Non vedo l'ora di vedere il girato del drone, soprattutto per scoprire cosa ha fatto in quegli infiniti minuti in cui avevo perso il controllo. In ogni caso adesso mi rimetto al lavoro, altrimenti mi sale un ambiocco infinito. Spero tanto che questo ultimo vlog di Natale che registro vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani con un prossimo video e basta. Ho mangiato troppo, ma non me ne pento. Che bellino Franz che si emoziona ancora con le piccole cose. Non ha mai visto un distributore del latte.